tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Scontro tra due auto sulla Monte Labbatese, un morto ed un ferito. Bambina batte il capo mentre gioca a Cucurano, interviene l'eliambulanza, trasferita al Salesi. Incendio in un capannone a Mercatino Conca, intervengono i vigili del fuoco di Pesaro e Rimini. La città di Fano si prepara a festeggiare il Santo Patrono, mercoledì il pontificale con il Vescovo. Domani iniziano i saldi estivi in tutte le Marche, ecco cosa c'è da sapere. Inaugurato a Pesaro il nuovo mercato coperto nella zona del porto. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla Notizia sul canale 17 di Fano TV. La strada provinciale 30, la strada Monte Labbatese, quella che da Pesaro va e porta ad Urbino, teatro di nuovo di un incidente stradale mortale. Strade ancora insanguinate in questa torrida estate 2019. Oggi a perdere la vita lungo la Monte Labbatese per uno schianto tra due autoveicoli, un 84enne di Pesaro, mentre un secondo automobilista è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso del San Salvatore. Le fasi dell'incidente sono ancora in fase di ricostruzione da parte della polizia locale di Pesaro, ma dalle prime evidenze è emerso che la 1 grigia condotta dall'anziano alle 10.30 di questa mattina stava percorrendo su via Lago Trasimeno proveniente dalla frazione di Villa Ceccolini e arrivata all'incrocio con la provinciale 30 per ragioni ancora da stabilire ha intersecato la traiettoria di un Audi A4 proveniente da Pesaro condotta da un albanese di 24 anni residente ad Urbania. L'urto è stato violentissimo, tanto che l'anziano è stato sbalzato fuori dall'abitacolo, rimanendo ucciso sul colpo. A nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari del 118 che sono arrivati sul luogo dell'incidente. Il 24enne invece è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso di Pesaro, anche se non sembrerebbe al momento in pericolo di vita. Posto anche una pattuglia dei carabinieri per la viabilità e la polizia locale per i rilievi di legge. Al momento i veicoli sono stati sottoposti a sequestro a disposizione dell'autorità giudiziaria. E l'eliambulanza Icaro 01 è atterrata nel pomeriggio nel campo sportivo di Cucurano di Fano per soccorrere una bambina di 3 anni che ha battuto la testa in una caduta accidentale all'interno della casa dei nonni materni. Il 118, subito intervenuto sul posto, vista l'età della bambina e lo stato di semi-incoscienza, ha attivato subito l'elisoccorso che in pochi minuti è atterrato a breve distanza dall'abitazione dove si trovava la bambina. Anche grazie al tempestivo intervento degli agenti della Polizia Locale di Fano che hanno anticipato l'elicottero aprendo i cancelli dell'impianto sportivo per poi eseguire un trasbordo il più rapido possibile e meno traumatico alla piccola infortunata che è stata poi trasferita al Salesi di Ancona dove si trova tuttora ricoverato. Al momento non si conosce il suo stato di salute. Le squadre dei vigili del fuoco dei comandi di Pesaro Urbino e di Rimini invece sono intervenute questa mattina a Mercatino Conca in provincia di Pesaro Urbino per un incendio divampato in un capannone adibito a magazzino di macchine agricole. Momenti di paura quando le fiamme si sono propagate per lo stabile e hanno iniziato ad alzarsi. I pompieri, grazie al liquido schiumogeno, hanno scongiurato il propagarsi delle fiamme, limitandole così ad una sola porzione del capannone. Il 10 luglio Fano e i fanesi si festeggeranno il patrono San Paterniano Vescovo. Come sempre ricco il calendario delle celebrazioni liturgiche e non solo. Sì.
Secondo un'antica tradizione, San Paterniano nacque a Fano nel 275 d.C., mentre infuriava la persecuzione di Diocleziano. Una visione angelica lo avvertì di abbandonare la città e rifugiarsi in un luogo deserto, al di là del fiume Metauro. Quando le persecuzioni cessarono ed il cristianesimo con l'imperatore Costantino e l'editto di Milano divenne religione di Stato, i fanesi, che già lo consideravano un santo, lo vollero vescovo della loro città. Governò la diocesi per 42 anni e morì alla periferia della città il 13 novembre del 360, durante l'ultimo viaggio all'intera diocesi. A destra dell'altare maggiore della Basilica di San Paterniano, la Cappella del Santo con le reliquie, custodite in una cassettina di zinco sotto il cuscino, all'interno di un'urna artistica dove giace l'immagine del santo in abiti pontificali, disegnata dal professor Giuseppe Nori. A partire da domenica 7 fino a martedì 9 alle 18:30 verrà celebrata la Santa Messa e poi nel chiostro del convento concerti musicali e per mercoledì, invece, giorno del Santo Patrono, funzioni a partire dalle ore 7 del mattino. Tutto questo per celebrare nel migliore dei modi il santo tanto amato dai fanesi. Le celebrazioni eucaristiche sono ogni ora 7, 8, 9, 10, 11 e alle 11 il pontificale solenne, pontificale celebrato dal Cardinale Sua Eccellenza, Sua Eminenza Giuseppe Petrocchi, sarebbe appunto il Vescovo, è il Vescovo appunto dell'Aquila. E al pomeriggio invece alle 18:30 ci sarà la Santa Messa, che era del provinciale, del superiore, cioè dei Cappuccini delle Marche, ma viene in sostituzione sua il vicario provinciale, sarebbe praticamente Filippo Caglioni. E alla sera l'altra messa, diciamo solenne, molto importante, alle ore 21:15, la Santa Messa presieduta dal nostro Vescovo diocesano Armando Trasarti. Ecco, queste sono un pochettino le celebrazioni, accanto diciamo alla pesca, accanto alle altri momenti. Domenica prossima invece c'è un atto di devozione proprio nel luogo dove San Paterniano, secondo la tradizione, sostava in preghiera e in contemplazione proprio in questa grotta, la grotta in località Caminate, dove noi appunto ci ritroveremo verso le tre e quarto, praticamente a celebrare l'Eucaristia, e quindi ci sarà appunto un atto di devozione a San Paterniano, una richiesta di aiuto, di sostegno per tutte le famiglie, le persone più bisognose, diciamo, no? Di cui San Paterniano è il patrono, e poi terminerà appunto con un rinfresco offerto a tutti i partecipanti. Sabato in tutte le Marche al via i saldi estivi. Ecco dunque che cosa c'è da sapere per fare acquisti intelligenti. Signora, buongiorno, iniziano i saldi, hai già in mente cosa acquistare? No, sto guardando adesso le vetrine. Un'idea? Non ho idea. Vediamo, un paio di scarpe, un vestitino, un paio di pantaloncini per lei. Io ho già acquistato. Ha già acquistato, che cosa? Le magliette, pantaloncini. Prezzi ovviamente scontati. Beh, certo. Avete già in mente cosa acquistare? Di tutto, se possibile. Accessori, abbigliamento? Abbigliamento prevalentemente. Domani iniziano i saldi, avete già in mente cosa acquistare? Sì. Abbiamo anche già comprato qualcosina. Abbigliamento, scarpe? Abbigliamento. Sì. E gli sconti invece come le sono sembrati? Vabbè, adesso per il momento iniziano, no, piano piano, poi dopo man mano aumentano. Sì, siamo per i saldi. Gli sconti come le sono sembrati? Ma ancora non ci sono molti sconti. Torna l'appuntamento estivo con i saldi, momento dell'anno in cui sconti e offerte permettono alle famiglie di fare acquisti a prezzi convenienti grazie ai ribassi applicati dai commercianti. Come ogni anno il periodo è fissato dall'inizio di luglio per arrivare fino alla seconda metà di agosto, con leggere differenze tra le regioni. La data d'inizio stabilita per i saldi estivi è la stessa, si partirà il 6 luglio con qualche eccezione. Diversi commercianti, ha segnalato il Codacons, hanno già cominciato ad applicare sconti e promozioni
promozioni in anticipo sulla data d'inizio per fronteggiare l'elevato calo delle vendite causate dal maltempo che si è verificato nel mese di maggio. Noi associazioni di categoria insieme all'amministrazione comunale abbiamo cercato comunicare, invitare tutte le persone a venire in centro storico a fare una bella passeggiata e cogliere l'occasione e quindi incentivare un po', no, tutto il discorso del commercio. Ci sono tanti locali che possono accogliere poi le persone e in occasione appunto di questa serata sarà aperta anche la caserma Paolini fino a 1 di notte, quindi abbiamo cercato di comunicare anche questo per rendere più agevole comunque anche il parcheggio. Secondo quanto previsto dalla legge, a essere scontati possono essere soltanto i prodotti di carattere stagionale o quelli che possono subire un notevole ribassamento del prezzo se venduti durante una certa stagione o entro un breve periodo di tempo. Le norme inoltre prevedono degli obblighi precisi per i commercianti. Deve essere sempre indicato accanto al prodotto il prezzo iniziale e la percentuale dello sconto, ma è facoltativa l'indicazione del nuovo prezzo di vendita. Inoltre, le merci con il prezzo ribassato devono essere esposte in reparti o zone diverse rispetto a quelle non in saldo. Presentata l'11ª edizione di Cartoon Sea, il concorso nazionale di satira che ha come filo conduttore la sicurezza e l'ambiente. Cartoon Sea, in punta di piedi in 10 anni di vita, è diventato uno dei concorsi in ambito satirico più gettonati a livello artistico per vignettisti e disegnatori. Le migliori penne dell'umorismo grafico a livello nazionale ed internazionale sono passati per Cartoon Sea, lo dicono i numeri: 157 artisti per 291 opere arrivate, lo dice l'albo d'oro della manifestazione, che vanta firme di altissimo profilo. I più bei nomi della satira e dell'umorismo italiano partecipano al nostro concorso, quindi è un motivo di grossa soddisfazione. E in particolare quest'anno che, ripeto, essendo il nostro trentennale, per cui ricaveremo anche all'interno dei festeggiamenti prossimi del trentennale un notevole spazio per questo concorso che ci dà tante soddisfazioni. Terminata ora la fatica opera di selezione dei lavori presentati, cosa non facile, alla quale poi si è aggiunta anche una 50ina di artisti da mezza Europa che hanno inviato ben 115 lavori, pur essendo stato sbandierato in lungo e in largo che si tratta di un concorso nazionale. Tema quest'anno l'ambiente, che si alterna con l'altro grande filone, la sicurezza sul lavoro. E visti anche i momenti globali ed il fenomeno Greta, non poteva essere in questo ambito se non il riscaldamento globale la traccia da seguire per gli artisti. Cartoon Sea si occupa da sempre di due temi principali: il lavoro, la sicurezza sul lavoro, l'ambiente del lavoro e l'ambiente, l'ecologia e l'ambiente. E quindi quanto mai attuale il riscaldamento globale, i cambiamenti climatici, al di là delle polemiche, comunque è un tema cocente. Taglio del nastro sabato 20 luglio alle ore 18.30 presso il Bastione San Gallo, dove le opere saranno visibili fino al 4 di agosto. Vincitore di questa edizione del Grand Prix è stato Lele Corvi, già vincitore nel 2015 e futuro presidente della prossima giuria. A seguire poi ex aequo per i disegnatori Manlio Valentino Maltese e Giancarlo Corvino e premio speciale emergenti a Elena Vitti. Non solo grazie a Cartoon Sea per questa proposta, ma soprattutto grazie agli oltre 150 artisti che non solo dentro il panorama nazionale ma anche dall'estero contribuiscono per diverse settimane a riportare al centro dell'attenzione dell'opinione pubblica anche nella nostra città un tema di cui necessariamente nei prossimi anni dovremo occuparci e rispetto ai quali non solo la politica e le istituzioni ma tutta la società avrà la necessità di mettere al primo punto delle cose da fare. Inaugurato a Pesaro, nella zona del porto, il nuovo mercato ittico coperto.
Taglio del nastro per il nuovo mercato coperto al porto a Pesaro, in località Calata Caio Duilio. L'inaugurazione del mercato ittico ha portato un miglioramento dell'estetica e comodità del porto pesarese. Il restyling messo in atto dall'amministrazione comunale, grazie al prezioso contributo del finanziamento europeo ottenuto dalla Regione Marche nel realizzare questa nuova struttura, permetterà ai pescatori di vendere il pesce in un impianto attrezzato come gli altri porti europei. Tante attività e ovviamente anche la piccola pesca, che aveva bisogno di spazi dignitosi, perché questi spazi rendono più dignitoso e più facile il lavoro già difficilissimo dei pescatori e al tempo stesso rendono la vendita del pesce un luogo bello, identitario del porto e al tempo stesso molto più agevole sia per coloro che vendono che per coloro che acquistano. La zona per la vendita giornaliera del pescato viene così riqualificata con le pensiline, forma più organica con tre strutture frangisole che proteggeranno le bancarelle. Inoltre il progetto prevede anche l'installazione delle pensiline sulla banchina Munafò e su quella Pescatori, oltre alla realizzazione di nuova pavimentazione, arredi e illuminazione. Oggi inauguriamo un intervento importante di circa 900.000 euro. Inoltre sviluppiamo il progetto, lo stesso progetto anche dall'altra parte del molo, dove daremo una condizione di lavoro più decorosa ai pescatori e a quelli che lavorano per far sì che poi sui nostri piatti ci sia il buon pesce dell'Adriatico. Tempo di bilanci per Passaggi Festival, l'evento di maggior successo della città di Fano dedicato alla saggistica. In aumento le presenze di pubblico, circa 65.000 persone in 7 giorni, 3.500 i libri venduti con un più 20% rispetto alla passata edizione, 140 le camere d'albergo occupate con presenza in media di 2-3 giorni e 300 pernottamenti degli ospiti in città. Tra gli scrittori che hanno riscosso maggior successo e che hanno riempito Piazza 20 Settembre, lo psicanalista Massimo Recalcati, che è stato anche uno degli autori di libri più venduti, circa 200 copie, seguito da Massimo Giletti, Paolo Crepè, Rita Dalla Chiesa, Lella Costa e Nando Dalla Chiesa. E adesso parliamo invece del Festival Internazionale del Brodetto e delle Zuppe di Pesce che si sta svolgendo, si sta tenendo a Fano nella splendida cornice del Lido e stiamo entrando nel clou, nel vivo di questa manifestazione. Vedo già Simona Zonghetti con degli ospiti. Buonasera Simona. Sì, buonasera Marco, mi trovo nel lungomare Simonetti al Lido di Fano per la seconda giornata dedicata al Festival Internazionale del Brodetto e delle Zuppe di Pesce. Dopo l'inaugurazione col botto di ieri alla presenza del sottosegretario alle politiche agricole, forestali e alimentari Franco Manzato, l'evento è pronto ad accogliere tanti altri super ospiti fino a domenica 7 luglio. Ieri dobbiamo dirvi anche che ha registrato il tutto esaurito, il sold out, il cooking show di Giorgio Barchesi, noto a tutti per essere il protagonista di una trasmissione televisiva, appunto Giorgione Orto e Cucina. Oggi a pranzo è stata la volta invece dello chef Stefano Ciotti, che è il titolare di un ristorante pesarese che 2 anni fa ha ottenuto una stella Michelin, mentre alle 19.30 ha tenuto un cooking show lo chef Carmelo Carnevale, presidente dell'Associazione Professionale Cuochi Italiani negli Stati Uniti. Altri chef poi si alterneranno nel corso di questo fine settimana, ma come vedete questa sera non sono sola, sono insieme a 3 ospiti, 2 chef amatoriali che vado a presentarvi fra pochissimo e Pier Stefano Fiorelli, presidente di Confesercenti di Pesaro Urbino, che vi ricordiamo organizza questo festival insieme al comune di Fano. Fiorelli, intanto buonasera, un festival che quest'anno riparte dal Palabrodetto, dalla valorizzazione delle eccellenze fanesi. Sì, ce lo chiedevano tutti, il Palabrodetto torna dopo 3 anni di assenza, si sentiva l'esigenza da parte della città sicuramente di avere questo spazio, perché è lo spazio ideale per, per i cooking show fatti da dai chef internazionali, qualcuno anche stellato, perché quello Stefano Ciotti di oggi era del ristorante Nostrano di Pesaro, è uno chef che ha appena avuto una stella Michelin, perciò ecco, è lo spazio ideale per la rivisitazione di alcune zuppe di pesce che si avvicinano al brodetto fanese, chiaramente.
e Brodetto, che questa sera verrà cucinato, come vi dicevo, da due chef amatoriali, Giuliana Paciotti e Giovanni Troiano. Loro sono appunto i protagonisti, sono riusciti ad arrivare in finale. Questa sera si sfideranno nel palco centrale, vedremo quale sarà il Brodetto alla Fanese che vincerà questo Tutto fa Brodetto, questo è il nome dell'iniziativa. Giuliana, buonasera, lei Fanese Doc? Fanese Doc. Noi siamo abituati ad intervistare suo figlio, lo diciamo anche ai nostri telespettatori, è la mamma del cantautore fanese Luca Vagnini, una brava cuoca che ha deciso di mettersi in gioco, appunto come dicevo, arrivata in finale. Che piatto presenterà questa sera? Il classico brodetto fanese. Il classico, quindi tradizione, lei punta sulla tradizione. Sì, certo, certo. Ecco, lei invece darà un tocco di innovazione al brodetto? Io, essendo pugliese, aggiungo qualcosa della mia terra, allora, per renderlo un po' diverso. Ecco, lei è di Manfredonia, ma è fanese d'adozione, ormai da 20 anni che si trova qua nella città della fortuna. Sono a Pesaro, io vivo a Pesaro da circa 20 anni e sono nella Polizia di Stato. Come mai questa passione per la cucina? La passione per la cucina nasce da, diciamo, da bambino, tramite la mamma che quando stava male mi diceva: metti sulla pentola, metti questo, metti quell'altro, e da lì piano piano la passione è nata, una passione che tutt'oggi coltivo e insomma porta avanti, anche perché mia moglie non sa cucinare, quindi... Cucina lei, ci pensa lei. Ecco Giuliana, invece la sua professione, come mai ha deciso di mettersi ai fornelli? Niente, è stata una scommessa con me. Con me stessa, l'ho detto quando già l'avevo fatto. Ah, benissimo. In casa ho detto: io mi sono iscritta al concorso. Bene, grazie e un in bocca al lupo ad entrambi per questa sera. E intanto, Fiorelli, vogliamo raccontare anche i prossimi giorni, perché questa sera intanto c'è un ospite importante che andrà a chiudere il venerdì. Intanto stasera presente sul palco centrale per questa finale di Tutto fa Brodetto, quello che una volta era il Brodetto de casa, no? La riedizione. Ci sarà Michele La Ginestra, che tutti conosciamo, uno dei presentatori di un programma RAI, e la giornalista Roberta Schira, che in questo momento sta presentando un libro di gastronomia sul palco centrale. E quest'anno era uno dei temi importanti di questo festival, è la collaborazione col professor Piccinetti, che ormai a Fano è diventato un'istituzione nell'ambito della conoscenza della marineria e del pescato. Perciò ecco, tre importanti giurati che giudicheranno il miglior brodetto fatto da non professionisti. E chiudiamo con un comico. È con un comico che stasera sarà presente sul palco centrale. Io credo che tutti lo conoscano perché è una persona simpaticissima, ha avuto sempre grande successo ormai da anni, da Zelig in poi, perché oggi è anche un attore di teatro, Maurizio Lastrico, che lo conosciamo per i suoi versetti della Divina Commedia, in tono, esatto, della Divina Commedia fatta in tono ironico, perciò tutti lo conosciamo e spero questa sera alle 22:30, insomma, al palco centrale. Sul Lido stasera ci sia veramente tanta gente, perché comunque Pala Brodetto, Pala Moretta, perché non dimentichiamo che c'è stata una prima manche della gara sulla miglior moretta fanese. Ecco, tanti eventi anche oggi e domani, se ne saranno tanti altri, domani e fino a domenica. Perciò credo che chi viene qui al Lido in questi giorni non si annoia di certo. Grazie per Stefano Fiorelli. Noi domani sera realizzeremo anche uno speciale che poi trasmetteremo nei giorni successivi. Marco da Lido di Fano è tutto. Bene, grazie Simone e grazie anche ai tuoi ospiti. Noi adesso dal mare ci trasferiamo all'Arena BCC, dove lunedì c'è uno spettacolo che riguarda la compagnia teatrale fanese Il Gaff. Il titolo della commedia è Troppa Grazia Sant'Antonio, ovvero Troppa Grazia Sant'Antonio, e lo spettacolo, come sempre, ha inizio alle ore 21. 2 quaterna 6 Cinquina! 99! Tombola! Allora, qui giochiamo in casa, andiamo sul consolidato, qui insomma venite dai successi, insomma, della stagione invernale. 90 e più, siamo due pezzi da grossi, diciamo, sì, si vede la stazza. Facendo 110 in due, facendo.
Quest'anno portiamo il successo, diciamo che è stato un bel successo, il Politeama, 4-5 sere con la replica belle piene. E porteremo qui lunedì 8 luglio Tropa Grassa Sant'Antoni e quindi non ve lo potete perdere, perché quest'anno ci saranno dei stravolgimenti, personaggi che manca se vedne e non se vedne, quindi è una commedia tutta all'insegna del mistero. Sì, è una commedia all'insegna del mistero, all'insegna un po' dell'occulto, all'insegna un po' del chi lo vuole scoprire, bisogna che la viene a vedere. Santoni, rumeni, ci sarà di tutto in scena, tanti personaggi, perché questa è la 30ª commedia che hanno scritto, le due mente bacate dei cugini Signoretti, e hanno fatto quindi da 30 a 31 tutti insieme. Quindi en vla putet perde, en vla putet perde. Abbiamo europizzato un po' il modo di fare le commedie, ecco. Insomma, risate in grande quantità. Sì, 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 garantite, garantite. Troppa grazia, Sant'Antoni! A seguire, dopo il telegiornale, uno speciale integrale sul saggio di danza Planet Fitness che si è tenuto a Senigallia. L'informazione torna domani mattina alle 7.30 in diretta con la rassegna stampa. Grazie per essere stati con noi. Buona serata a tutti.